Pensamento ai polmoni. Ne avrà per poco. Già l'ho sempre pensato. Per carità, bada che non se ne accorga. Signor Lindstrom! Signor Lindstrom! Mi aiuto? Oh, mi scuserete, signorina, se sono un po' a arrampicarmi in fretta, come voi. Tu siete armato di un ombrellino? Sì, è l'ombrellino di vostra madre. Me l'ha dato perché mi serve da bastone. Siete molto stanco, vero? Sì. Temo di essermi un po' affaticato. Quasi quasi mi sederei un momento. Ma come? Ballano al padiglione della musica? Lo sento. Non vi piace il ballo? Via, Hilda. Lasciala almeno riprendere fiato. Sì, mi piacerebbe molto ballare se potessi. Non avete imparato. Questo e altro ancora, purtroppo. Sapete, la mia asma. Il male di cui parlate sempre. Vi dà molta noia? Oh, no. Credo sia proprio a causa del mio male se tutti sono così gentili con me. E poi non è pericoloso. Oh, no, pericolo non ce n'è. Me l'ha assicurato il dottor Wangel anche oggi. E poi andrete nel mezzogiorno e guarirete. Guarirò, certo. Ecco, tenete, signor Lindstrom. Mettetevela all'occhiello. Grazie, signorina. Siete troppo buona. Corro alla svolta e do loro una voce per avvertirli che siamo... Ma no, non andate, vi stancherete! Se Lindstrom chiedesse la tua mano, diresti di sì? Sei malato. Se non fosse ammalato, se i medici non lo avessero spedito, lo sposeresti? No, te lo cedo. Grazie tante, non ho un centesimo. E allora perché state sempre insieme? Così. Per via del suo male. Ci credo poco alla tua compassione. Ma non è compassione. Mi tenta. Oh, questa è bella. E che cosa ti tenta? Guardarlo. Lasciargli dire che il suo male non è pericoloso. Che presto partirà per l'estero e poi farà lo scultore. Ci crede fermamente lui. Non sogna altro. E non accadrà. Capisci? Deve morire. Mi mette un brivido pensarci. Eccoli! Salgono! Scommetto che Arnaud non ci trova troppo gusto all'ascensione. A proposito, sai che cosa ho notato mentre eravamo a tavola? No, che cosa? Perdi i capelli proprio qui nel mezzo della testa. Ma sì! Come sei sciocca. Ma ti dico di sì, Colette. E poi ha già le zampe di gallina. Se penso che ne eri così innamorata quando ti dava lezione. No. Ma come ho fatto? Me lo dici. Mi ricordo un giorno di aver pianto a calde lacrime perché trovava buffo il mio nome di Bonetti. Andiamo piano, piano, piano sì, di sì, qua. Sì, e da quella parte, attenzione ai gradini perché si scivola. Piano, piano, signor Wangel, piano. Hai visto? Hai visto? Viene con lui, con Arnold, mica col babbo. Ci giurerei che quei due se ne intendono. Vergognati a parlare così. Perché? Che cosa c'è di male? Non è fatta per stare con noi. Che Grillo è saltato al babbo di portarcela. Già non mi stupirei se un bel giorno impazzisse. Ma che cosa ti frulla? Ma perché? Che cosa ci trovi di strano? Sua madre non è impazzita? È morta pazza e io lo so. Dio sa dove vai a ficcare il naso tu, ma bada che non se ne accorga, hai capito? Fallo per amore del babbo. Ecco, si stende laggiù, passato il fiordo. Sì, sì, è da quella parte. Sì. Là, il mare è là. È un bel posto, vero? Ah, stupendo, una vista meravigliosa. Non c'eravate mai venuto? No, mai. Lida, dobbiamo andare. No, io no. Andate voi altri. Io vi aspetto qui. No, cara, ma io resto con te.
Le ragazze accompagneranno Arnolfo. Volete venire con noi, signor Arnolfo? Volentierissimo. C'è una bella viottola, anche larga, sapete? Abbastanza perché due persone vadano a braccetto. Davvero, cara la mia damina? Beh, vogliamo provare se è vero? Proviamo. Andiamo. Anche noi? A braccetto? Perché no? Io non cerco di meglio. Che strano. Che cosa? Sembriamo due coppie di fidanzati. A voi, signor Lindstrom, non deve capitare spesso di offrire il braccio a una signora, no? Lida, perché siamo soli un momento? Sì. Sì, caro, vieni. Vieni qui. A sedere qui. Vicino a me. Lida, qui siamo liberi, tranquilli. E potremo discorrere. Di che? Di te, cara. Nei nostri rapporti. Vedo. Anch'io, sai. E così non può durare. E come rimedieremo? Con la fiducia. Con la fiducia reciproca, Lida. La vita in comune come in passato. Se fosse possibile. Ma non si può. E Lida, credo di averti capita da qualche frase che ti sfugge di tanto in tanto. No, non puoi capire. Non dirlo. E Lida, tu hai un'anima retta. Il tuo cuore è fedele. Per te non ci può essere né sicurezza né felicità se fra noi non si stabiliscono rapporti molto chiari e schivi da reticenze. Ebbene? E Lida, tu non eri fatta per prendere il posto di un altro. A che proposito mi dici questo? L'ho sempre intuito. E oggi ne sono sicura. Vedi questa festa commemorativa ideata dalle bambine. Tu hai sempre creduto che io sia d'intesa con loro. Ebbene sì, un uomo non si impone ai propri ricordi. Almeno io non posso. Ma lo so, lo so. Eppure Lida, come intendi male. Tu credi che la madre delle bambine sia sempre fra noi, si trovi sempre fra noi presente, invisibile. Tu hai sempre creduto che io divida il mio cuore tra te e lei. E questo ti urta, ti offende. Sei certo, Vanga? Sì, e vedi nei nostri rapporti, vedi, un qualche cosa come di immorale, ecco. Perché tu non vuoi essere interamente mia. Sei proprio certo? Sì, sì, Elida. Oggi ho veduto in fondo le cose. E anche tu hai veduto ma. Ma so benissimo, cara Elida, che non è tutto qui. Sai. Ma certamente. C'è anche questo, che tu, vedi, non resisti al nostro ambiente, queste montagne ti opprimono, manchi di luce, anche l'orizzonte è troppo limitato, l'aria non è abbastanza libera, abbastanza vivificante. In questo forse hai ragione. Notte e giorno, estate e inverno, io soffro la spaventosa nostalgia del mare. Ma se lo so, povera cara, ed è per questo che la nostra ammalata deve tornare al suo elemento. Come dici? Dico, cara, che si parte. Si parte? Sì, andremo a stabilirci in un paese qualsiasi, purché sia in riva al mare, ma in riva al vero mare. Non voglio, cara, che tu ti senta qui come in esilio. Ma no, Vang, non ci pensare neppure, tanto non si può. No, tu non saresti felice lontano da casa tua. Sia quel che sia, e lì sarei forse felice qui. Senza di te. Ma io ci sono, caro, e rimango. Io sto con te. E credi di potere, Lida? No, Vanga, ti prego, non ne parliamo più. Non voglio. Tu sei radicato in questi luoghi con tutte le tue fibre. Ma sì, caro, la tua vita è qui. Ripeto, sia perché sia, noi partiamo. È deciso. E nulla potrà più smuovermi. E cosa credi che ne ricaveremo? Ma prima di tutto che tu riacquisterai la salute e la pace per l'anima tua. Questo poi si vedrà.
Ma tu, Wang, tu, caro, rifletti, tu che cosa ne ricaverai? Ma io, caro, io avrò ritrovato te. No, no, caro, no, è impossibile, sai, è impossibile. È questo che è spaventoso. Voglio dire, con questi pensieri tu non puoi rimanere qui. Non vedo salvezza per te, altro che nella fuga. Perciò bisogna partire al più presto. No, no, guarda, Wang, preferisco dirti le cose come sono. Saprai tutto. Come vuoi. Parla. Wang, ti ricordi il giorno in cui mi hai chiesto se volevo essere tua moglie? Tu mi hai parlato schiettamente, lealmente, del tuo primo matrimonio. Era stata un'unione felice. Infatti. Non ne sono persuasa, caro, se te ne parlo soltanto per ricordarti che anch'io sono stata sincera con te. Io ti ho detto che avevo già amato e che mi ero in un certo modo impegnata. In un certo modo. Sì. Sì, si può chiamarlo un impegno. Oh, fu cosa breve, sai. Lui partì, in seguito io troncai tutto, te lo dissi. Ma Elida, ma che cosa c'entra questo episodio che in fondo non mi riguardava e del quale non ti ho mai parlato, mai più. Ignoro perfino chi fosse il pretendente. È vero. Non mi ha mai chiesto niente, tu sei sempre stato così delicato con me. Sai, in questo il merito è molto scarso, perché non era difficile indovinare. Diciamo che a Schiovitz non si poteva scegliere assolutamente. Tu pensi ad Arnold? Perché non era lui? No. E allora, cara, non ci capisco niente. Wang, ricordi quella fine d'autunno quando un veliero americano approdò a Skjoldvik? Sì, ricordo. Su quel veliero, un brutto giorno, è stato trovato il capitano assassinato nella sua cabina. Hanno chiamato me per l'autopsia. Sì, infatti. Andasti tu. Il delitto era stato commesso, mi pare, al secondo rivolto. No, non fu accertato. Non c'erano prove. Ma non era possibile dubitare, scusa, per quale ragione il secondo si sarebbe annegato subito dopo il delitto. Non si è annegato. Ha preso in barco su di un battello che faceva vela per il nord. Ma tu come lo sai? Lo so. Lo so perché vedi. Vedi, Wangel, quello era l'uomo col quale mi ero promessa. Ma che cosa dici, Elida? La verità. Sono stata promessa sposa di quell'uomo. Dio mio, ma cosa ha potuto spingerti ad un simile colpo di testa, un uomo di quella specie, uno sconosciuto? E come si chiamava? Lo chiamavano Frima. Però dopo le sue lettere erano firmate Alfred Jost. E da dove veniva? Dal Finnmark, mi disse. Ma era oriundo della Finlandia. Ancora bambino, era venuto di laggiù col padre. E che altro sai sul conto suo? Niente. Che s'era arruolato presto e aveva navigato molto lontano. Lontano. E niente altro?
E Lida, non parlavate mai d'amore?